Salve a tutti ragazzi, sono Mr. Giangi e in questo video che sto facendo con il cellulare vi farò vedere delle carte che escono in delle bustine che si vendono nelle edicole di Nazionale Leve. Le bustine sono come i calciatori panini, hanno 10 centesimi in più, quindi costano 60 centesimi. La busta che contiene le carte è uguale a quella dei calciatori, solo che ci sono le cose di Nazionale Leve sopra. E quindi ragazzi, escono molte carte, quindi io mi sono comprato 10 euro di queste bustine. Posso far vedere qui, che tengo il mio porta di esse. Porta di esse. La prima è questa metà, che andrebbe con un'altra metà ovviamente, che sarebbe la scritta di Nazionale Leve, ma qui c'ho solo una Zoom, quindi. Poi il secondo è. Qui abbiamo invece Mark che esercita il pugno di fuoco. Poi abbiamo un contrasto tra. Non so come metterla, così credo. Sì, penso così. Un contrasto fra Axel e il giocatore di quell'altra squadra. Qui abbiamo, vabbè, ci sono le varie immagini. Questa anche mi piace, questa è la foto del mio canale. Questa è la prima mano di luce. Poi vabbè, qui è l'inizio prima della recluta dei membri. Questi sono Silvia, Celia e Nelly. Celia, scusate. Queste sono le ali di fuoco fatte dalla squadra della Legion Eleven. Poi questo è un giocatore della Royal. Questo è un doppione. Poi ci sono questo tipo di carte che, come vedete, ha uno sfondo un po' privo di colore. E automaticamente, se voi notate, c'è una riquadratura attorno al personaggio che appunto è proprio il personaggio singolo. E io penso che servano a fare, non lo so dove si attaccano perché non ho l'album, ma credo di comprarmelo. Qui sono Kevin e Mark. Qui è un altro doppione, questa è un'altra di quel tipo lì, solo che qui c'è Timmy, Todd e c'è anche questo tipo di carta plastificata. Poi ci sono gli scudetti, come potete vedere, e è tipo, sì, ve l'ho detto, tipo come i calciatori panini. Poi c'è, magari metto così è meglio, qui c'è Nelly, qui c'è Sam che fa il tiro fulminante, credo. Poi c'è un giocatore della Royal, sempre fatto in quella maniera. Qui abbiamo Jude e Mark, quando Mark invita Jude, vabbè lo sappiamo, questa vabbè, è la squadra, questa stanno per fare la fenice oscura, non l'hanno già fatta, non lo so. Qui è Mark scioccato, qui è solo Nathan, sempre la stessa figurina, solo Nathan. Qui è Timmy con un colpo di testa, Jim. Ah, poi ci sono queste foto. Potete vedere c'è anche lo scudetto, sono le foto, diciamo, come farvi capire, come giocatori dei calciatori panini, giocatori singoli. Questi sono, questa è una metà della squadra. Poi qui c'è l'allenamento del trampolino in Azuma. Questa è un'altra metà squadra, ma non è assemblata a quella. Un altro Axe. Mark, Jude, quando scopre che Dark lo sta manipolando. Qui è di nuovo il primo tornado di fuoco di Axel. Questo è lo scudetto della Kirkwood, Gazelle. Questa è l'altra metà di quello lì, sempre giù, ma sono quattro. Questo è il drago di fuoco, Timmy, in due versioni. Questo non lo so che cosa vuol dire, vabbè. Ma sono tutte scene del cartone, ragazzi, quindi certo non me le vado a ricordare tutte quante. Tipo questo, se non mi sbaglio, è la rete di Azuma. Non vi so dire, qui è contro. Potete vedere, questo è Steve con sempre, cioè fatto in quel modo. Queste sono di nuovo le tre, questo è un doppione. Sam, vedete, il giocatore singolo. Poi c'è qui il quaderno del nonno,
qui è quando preparano le polpette di riso. Qui è sempre, non mi ricordo che allenamento è qui. Se mi sbaglio quando, no, non mi ricordo. Qui, vabbè, quando la partita, credo, non lo so, non mi ricordo. Mi ricordo neanche qui, qui non lo so che si stanno facendo. Poi qui, questa è una carta plastificata molto bella di Axel. Poi qui c'è il cuoco, nonché allenatore dell'arrivo. Muro di roccia. Un altro scudetto, sì, scudetto. Qui c'è metà della Zone 11. I vecchietti però. Di nuovo il doppione di Mark. Giocatore singolo della Royal. Nathan plastificato. Poi c'è Silvia. Trampolino Azuma, Steve, giocatore singolo. Questa è una metà, ce l'avevo un'altra metà, però l'ho scambiata. Qui c'è sempre il pallone fatto in quella maniera, ragazzi. Quindi secondo me siamo a fare tipo delle storie. Aree di fuoco. La zona micidiale. Non so qui quando è. Questo è quando, vabbè, quando sfidano. Vabbè, sì, poi un altro giocatore della Royal, sempre fatto in quel modo. Giocatore della Royal singolo. Una metà, penso di tenerli sulla macchina. Questo non so quando era, mi ricordo. Qui vabbè, Mark. Axel. Un doppione di Timmy. Questa è una posa fiera di Axel, molto bella questa figurina. Faccio vedere meglio. Credo la prima volta che fa muro di roccia. Doppione della mano di luce. E poi Kevin Dragonfly. Bene. Queste sono ben 10 euro di quelle bustine. Ripeto, sono in vendita nelle edicole a 60 centesimi. Ovviamente, vabbè. E quindi da Mr. Giangi questo nuovo video è tutto. Commentate, iscrivetevi e mi raccomando, fate anche dei video di risposta. Alla prossima.